Passiamo all'avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto del lavoro. Il premio va a Maddalena Boffoli, studio legale Boffoli, per la competenza in ambito giuslavoristico e per la sua passione che la portano alla ricerca di soluzioni innovative e a un'assistenza su misura, per farsi portavoce del diritto del lavoro e dell'equo compenso anche a livello istituzionale, ottenendo risultati storici non solo per i propri clienti, ma per la comunità intera. E naturalmente è con noi questa sera l'avvocato Maddalena Boffoli, founder dello studio legale. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie, devo dire, insomma, è sempre un onore essere con voi quest'anno in maniera ancora, devo dire, più significativa, visto il periodo che chiaramente che stiamo attraversando, e quindi è un privilegio, devo dire, per me, per tutta la mia squadra che stasera ovviamente è qui con me. Infatti, vi vedo tutti, io ringrazio e saluto tutti, perché naturalmente ho citato lei, però chiaramente il team in questo momento particolare è fondamentale. Peraltro adesso le do subito la parola, avvocato, ancor di più quando parliamo di diritto del lavoro. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che chiaramente questo periodo di grave crisi economica ed emergenziale sanitaria ha impattato su tutto il sistema lavorativo, come tutti quanti sappiamo. Quindi il nostro supporto in questo periodo nei confronti delle aziende è stato costante per cercare di fornire comunque quegli aiuti necessari a garantire comunque il rispetto della continuità aziendale, che diventa fondamentale per l'economia di tutto quanto il paese. Poi. Certo. Ecco, quali sono, insomma, è retorico che io le chieda quali sono le criticità che più rilevate in questo momento, però insomma può servire anche per capire come fare a superare tutte le incertezze piano piano. È chiaro che bisognerà avere un po' di pazienza, no, avvocato? Assolutamente sì, il tema chiaramente ha impattato in maniera assolutamente rilevante su tutti quanti noi, quindi devo dire che sia le normative che si sono susseguite, i famosi DPCM, le normative a livello regionale non sono sempre state particolarmente chiare, quindi chiaramente c'è stata anche una difficoltà interpretativa, e il supporto e comunque la collaborazione tra noi avvocati giuslavoristi e le aziende è stata fondamentale per cercare di capire come gestire al meglio la corretta continuità aziendale dove è stata garantita, perché come sappiamo nella prima fase chiaramente c'è stata purtroppo la chiusura di tutta una serie di attività a salvaguardia della salute chiaramente dei lavoratori. Questo però ha comportato chiaramente un affiancamento costante, infatti noi anche in famoso smart working, devo dire, eravamo chiamati costantemente a supportare le aziende su qualsiasi scelta dovesse essere fatta, quindi dalla scelta della cassa integrazione allo smart working, piuttosto che nella fase 2 anche nella possibilità e nelle modalità di rientro al lavoro, certo. Senza considerare poi anche tutta la tematica della riconversione anche lavorativa di alcune aziende che, pur di garantire la continuità aziendale, hanno riconvertito la propria attività anche, voglio dire, in altri settori, in quelli che erano chiaramente consentiti in maniera dalle norme. Avvocato, guardi, io mi rifaccio ancora alla motivazione che abbiamo sentito poco fa, al di là del fatto di aver messo in evidenza ovviamente il diritto del lavoro e del fatto che lei e il suo studio possiate e siate di fatto portavoci proprio del diritto del lavoro, che già di per sé è qualcosa di eccellente in questo momento, ma in più si parla di un'assistenza su misura. Un'altra esigenza è questa, proprio perché io l'ho chiesto poco fa, insomma, ci sono tante criticità, tante richieste che partono proprio anche da condizioni e esigenze diverse, e bisogna insomma fare sintesi rispetto a tutto questo, e non è affatto scontato. Assolutamente non è fatto scontato, perché noi immaginiamo soltanto anche le misure che sono state adottate per la capacità di ripresa, quindi dell'attività lavorativa, sia a livello dimensionale sia a livello organizzativo.
ogni azienda ha un proprio core business, quindi variano le necessità chiaramente in un momento di così particolare, ovviamente rilevanza. Il famoso su misura, come nell'intervista dell'anno scorso avevo detto, no? La differenza di una boutique d'eccellenza è un po' come una sartoria, poi di fatto, riuscire a vestire su misura quella che è la soluzione ideale per il cliente. Tutto questo fatto con, infatti, mi permetto di dedicare, devo dire, questo premio, un grazie particolare a tutti i clienti che si sono sempre fidati e affidati, ma a tutta la squadra che è qui con me e che giornalmente mi supporta con tenacia, determinazione, professionalità ed entusiasmo, che è quello che poi effettivamente ci aiuta a vincere ogni giorno le piccole e grandi sfide che dobbiamo affrontare a fianco dei clienti e che rendono davvero unico poi il nostro lavoro. E oggi l'avvocato Boffoli in realtà non è più avvocato Boffoli, ma è lo studio legale Boffoli con tutta la squadra che è qui con me. Questo è molto bello e appunto possiamo poi rimandare tutto alla parola fiducia, sia la fiducia tra di voi e i clienti, quindi quella che i clienti hanno nei vostri confronti, ma anche quella che esiste tra di voi. E guardi, io uso ancora questa parola, anche questo fatto non è scontato, perché insomma a volte ci si sopporta e basta, invece lì dalle sue parole insomma emerge proprio l'entusiasmo di cui parlava lei prima. Quello assolutamente, io credo che noi viviamo e ne abbiamo avuto la prova, perché ogni tanto secondo me lo dimentichiamo, nel paese più bello al mondo. Siamo circondati ed educati al bello e secondo me è quello che fa la differenza, che ci rende entusiasti nell'affrontare le cose. Io ho la fortuna di collaborare con professionisti di assoluto livello che sono quotidianamente motivati dalla passione che hanno per questo lavoro. Questo Certo. secondo me fa la differenza sulla modalità di affrontare chiaramente ogni volta una situazione perché ciascuno di noi la sente propria. E questo devo dire che è quello che poi i clienti ci riconoscono, no? Nel cercare di capire, di affrontare il singolo problema su misura ed essere sempre costantemente presenti. Non ci sono giornate, non ci sono orari. L'importante è essere fianco a fianco per risolvere il problema dell'azienda, perché se le aziende producono ne ha un beneficio tutto quanto il paese. Certamente, certamente. E grazie anche per questo plauso all'Italia, perché a volte siamo noi stessi che insomma, ci consideriamo sempre meno rispetto a quello che siamo. Quindi ci voleva, non l'avevamo ancora detto, quindi io ringrazio l'avvocato Maddalena Boffoli, founder studio legale Boffoli, e naturalmente tutto il suo team che vediamo seduto al tavolo. Grazie per la collaborazione e complimenti per il premio. Grazie, grazie a voi. Grazie, a presto e buona serata. Andiamo avanti con il prossimo premiato.